Casa si è imposto sul Brindisi per 1-0, Fabrizio Caglianiello. Ed ora chiedete scusa. Scusa per non aver onorato questa maglia, per non aver sudato, per aver tradito una città, una dirigenza, una tifoseria che per oltre 2 ore è stata ferma sotto la pioggia a cantare, a soffrire, perché ci credeva, perché credeva in voi, nel vostro essere uomini prima di tutto e poi calciatori. Probabilmente è questo che avrebbe voluto dire la stragrande maggioranza della tifoseria biancoazzurra dopo l'ennesima delusione. Seconda sconfitta consecutiva contro una piccola del campionato. Una sconfitta evitabilissima, dettata da un ingiustificato e ingiustificabile nervosismo. Si fa pesante l'aria attorno al sodalizio biancoazzurro e non serve appellarsi alle assenze di Di Pietro, Mitri e Prisciandaro. Il Brindisi è sempre il Brindisi, con o senza questi giocatori, ed il Genzano, con tutto il rispetto, non può essere come il Brindisi, anche e soprattutto perché tutta la squadra costa quanto un solo giocatore biancoazzurro. Va male la prima di Pino Giusto, il nuovo tecnico del resto può adattarsi all'impossibile, ma per i miracoli deve ancora attrezzarsi. L'ex di turno è un certo Vito Vitucci, portiere del Genzano, capace di ostacolare da solo gli avversari dal primo all'ultimo minuto. I suoi guantoni sembrano delle vere e proprie calamite per il pallone. Le prende tutte, senza sosta, senza respiro. Verolino e Falconieri ci provano in ogni modo, ma senza successo. È spuntato l'attacco bianco-azzurro. Per la prima volta il Brindisi chiuderà una partita senza segnare. Non era mai successo. Guardate Vitucci cosa inventa sul colpo di testa, botta sicura di Rosciglione. Il Brindisi c'è comunque, gioca, a tratti diverte anche, riesce finalmente a tenere il pallone a terra. Sembra l'inizio di un nuovo corso, di un fantastico pomeriggio per gli ospiti. Verolino non smette di mettere tensione al portiere lucano, così come Barca e gran parte dei suoi compagni. È una sorta di tiro a bersaglio per tutto il primo tempo. La mira non è delle migliori, certo, un po' per sfortuna, un po' per bravura di questo super Vitucci. Tutto molto bello fino al 35esimo, quando Rosciglione perde la testa, compromettendo l'immediato futuro della sua squadra. Prima si becca il giallo per un inutile fallo sulla tre quarti avversaria, poi plaude ironicamente all'arbitro che lo manda, giustamente, sotto la doccia. La partita finisce qui. Ci si aspetta una reazione, ma gli aspetti tecnico-tattici adesso sono stravolti. Sale la tensione e viene espulso pure il vicepresidente Giuseppe Barretta. In apertura di ripresa, Giusto richiama la dogana per fare posto a Frascaro. Falconieri prosegue il suo personalissimo duello col portiere avversario. I due continuano a guardarsi in faccia, a sfidarsi, ma Vitucci oggi vince sempre, sempre e sempre. Non riuscendoci le punte a scardinare la porta di casa, sale in cattedra pure Bianconi di testa, ma senza sortire effetti. È un monologo bianco-azzurro in campo e tra Falconieri e Vitucci comincia a diventare una questione di orgoglio. Il pallone non vuole saperne di entrare, si vede, né con le buone né con le cattive. Ed allora, mentre il Brindisi è tutto fumo, ci pensa il Genzano a fare l'arrosto. La retroguardia ospite si prende il solito periodo di ferie, stende il tappeto rosso agli avversari che vanno a segno con bottiglieri. Genzano 1, Brindisi 0, incredibile ma vero. E la luce si affievolisce, anzi si spegne completamente pochi minuti più tardi, quando Vitucci prima si supera ancora in fase di volo e poi trova la collaborazione di un compagno su un doppio tentativo di Giulio Barca, che non sortisce effetti e non intacca minimamente la domenica da ricordare del tifoso genzanese. E la conferma che non sia proprio giornata per il Brindisi arriva a 10 minuti dal termine. Ioime va a recuperare un pallone deragliando così su un avversario, gesto incomprensibile, perde la testa anche lui e si becca il secondo rosso della sua squadra, rosso come il volto dei patron brindisini Francesco e Giuseppe Barretta, determinati a prendere drastici provvedimenti, rosso come il sangue dei tifosi che alla fine hanno contestato e duramente la squadra, rosso come la vergogna di un Brindisi che in 7 giorni ha resuscitato nell'ordine Francavilla, Sull'Assigni e Genzano. E forse questo striscione apparso nel Fanuzzi qualche settimana fa non era poi così inopportuno. Ascoltiamo ora la nuova guida tecnica, Pino Giusto, nella sua prima giornata da allenatore del Brindisi. Allora mister, abbiamo quasi l'impressione che qualcuno di questi giocatori non ci creda più. No, no, assolutamente, questo vi posso assicurare che non è così. Una partita, niente, finita male sotto l'aspetto chiaramente del risultato, insomma le espulsioni hanno condizionato sicuramente l'andamento della partita. Eravamo partiti bene, penso che la squadra abbia tenuto bene il campo,
Abbiamo avuto anche parecchie occasioni nel primo tempo, però il calcio è fatto così. Mister, inaccettabile che un calciatore si faccia espellere in questo modo, lasciando la squadra in 10 uomini nel momento più delicato della partita? Ma è chiaro che le espulsioni non motivate, è chiaro che non sono chiaramente consone al comportamento, insomma, dei calciatori, però io prima di esprimermi voglio vedere, insomma, le vere motivazioni, perché dopo la partita non parlo mai con i ragazzi, quindi in settimana vedremo. È chiaro che, come dicevi, il comportamento dei ragazzi deve essere sostanzialmente corretto, soprattutto sotto questo aspetto. Lasciare la squadra in inferiorità numerica è sicuramente un grande danno. Il Brindisi ha attaccato e tanto il primo tempo, non è riuscito a concretizzare. Poi il primo affondo, il Genzano ha segnato e forse lì ci si aspettava la reazione della squadra, che non c'è stata. Ma non sono tanto d'accordo, la reazione c'è stata e noi anche all'inizio del secondo tempo abbiamo avuto una bella palla con Falconieri, ha fatto una bella parata, abbiamo avuto un paio di occasioni. È chiaro che dopo il gol diventava difficile, in inferiorità numerica qualche spazio in più lo avevano, abbiamo dato un attimino il fianco, ma mi sembrava anche normale, però ritengo che sotto l'aspetto dell'impegno per quelli che sono rimasti in campo, in tutta onestà, ho visto dare il massimo. Vediamo i risultati della 15ª nel girone H della Serie D con questi risultati: Bitonto Barletta 3-1, Francavilla Bolitana 2-2, Sarno San Felice 1-0, Ischia Nuicattaro 1-1, Lavello Grottaglia 1-0, Altamura Turris 1-1, Petacciato Matera 1-1, Genzano Brindisi 1-0, Viribus Sant'Antonio 3-2, perdono tutte in vetta alla classifica, rimane praticamente inalterata la graduatoria nella parte alta con il Sant'Antonio a 34 punti, poi inseguono Nuicattaro 28, Ischia Brindisi, Bitonto Ischia Brindisi 27, Bitonto San Felice 24, Viribus 23, Bolitana Grottaglie 22, poi tutte le altre. Mettiamo da parte il...